che le cose che mi hanno minacciato hanno visto soltanto la mia schiena. Quando vedranno il viso di Cesare, spariranno. Cesare! Cesare, io non ho mai dato retta ai presagi, ma ora mi spaventano. Oltre le cose che abbiamo udito, c'è qualcuno in casa che riferisce di scene orrende. Si sono spalancate e hanno risuscitato i loro morti. Feroci guerrieri di fuoco hanno combattuto sulle nuvole in assetto di guerra, sprizzando sangue sul Campidoglio. Il rumore della battaglia risuonava nell'aria e nitrivano i cavalli, gemevano uomini morenti. Spettri che ululavano e gridavano per le strade, oh Cesare, queste cose vanno al di là dell'usuale. E io ho paura. Può evitare qualcosa la cui fine è decisa dagli dei potenti. Eppure Cesare uscirà, perché queste predizioni riguardano Cesare come il mondo in generale. Quando muoiono i mendicanti, non si vedono comete. I cieli stessi annunciano con i lampi la morte dei principi. I codardi muoiono molte volte prima della loro morte. I coraggiosi gustano la morte una volta sola. Di tutti i prodigi di cui ho sentito, il più strano mi sembra il timore degli uomini nel vedere che la morte, una fine necessaria, verrà quando deve venire. La tua saggezza è consumata dalla fiducia. Ti prego, non uscire oggi. Di loro che la mia paura trattenerti in casa, non la tua. Ah, ecco, manda Marco Antonio al Senato. Lui dirà che tu oggi non stai bene. Te lo chiedo in ginocchio. Marco Antonio dirà che non sto bene e per i tuoi capricci resterò a casa. Ecco, Peggio Bruto, glielo dirà lui. Salve, Cesare. Buongiorno, degno Cesare. Vengo per accompagnarti in Senato. Vieni al momento giusto per portare i miei saluti ai senatori e dir loro che oggi non verrò. Dire che non posso sarebbe falso, e dire che non oso più falso. Oggi non verrò, di loro così, Peggio. Di loro che Cesare oggi è malato. Dovrà Cesare mandare a dire una simile menzogna? Ho tanto esteso il mio braccio nelle conquiste per aver paura di dire la verità dei vegliardi. Deccio, va e di loro che Cesare non verrà. Potentissimo Cesare, dimmi un motivo perché non mi prendano in giro nel riferire. Un motivo? La causa sta nella mia volontà. Non voglio venire. E questo basti a soddisfare il Senato. Ma per la tua privata soddisfazione, avendo affetto per te, ti informo che Calpurnia, mia moglie, mi costringe a casa. Stanotte ha sognato di aver visto la mia statua che, come una fontana dai 100 zampilli, versava sangue vero. E molti vigorosi romani venivano, sorridevano e si bagnavano le mani in quel sangue. Questi lei li ritiene avvertimenti e annunci di mali imminenti e in ginocchio mi ha pregato di restare a casa. Questo sogno è male interpretato.
Era una visione bella e fortunata. La tua statua, che getta sangue da molti zampilli, a cui tanti romani sorridenti si bagnavano, significa che da te la grande Roma succhierà sangue vivificante e che uomini grandi si affolleranno per avere unguenti, tinture, reliquie e dignità. Questo significa il sogno di Calpurnio. Decio, mio caro Decio, e in questo modo tu l'hai bene interpretato. Sì, e specialmente quando avrai saputo quello che ho da dire. Il Senato ha deciso di dare oggi una corona al potente Cesare. Se tu mandi a dire che non andrà, potrebbero cambiare idea? Qualcuno inoltre potrebbe riderci sopra. Aggiorniamo il Senato a quando la moglie di Cesare farà sogni migliori. Se Cesare si nasconde, bisbiglieranno. Guarda, Cesare ha paura. Perdonami, Cesare, ma l'interesse grandissimo che porto alla tua ascesa mi spinge a dirti questo. E la ragione si piega all'affetto. Calpurnia, mia cara Calpurnia, come sembra sciocca la tua paura. Io quasi mi vergogno di avermi ceduto. Ma ti prego, dammi la toga. Andrò. Vada a Cassia, non avvicinarti a Casca, guardati da Cinna, non fidarti di Trebonio, osserva bene Metello Cimbro, Decio Bruto non ti ama. Hai fatto torto a Caio Nigario. Un pensiero solo unisce questi uomini ed è rivolto contro Cesare. Se non sei immortale, guardati intorno. L'eccessiva sicurezza apre la strada alla cospirazione. Gli dei potenti ti proteggano, il tuo devoto Artemidoro. Rimarrò qui finché Cesare non passi e come un postulante gli darò questa. Per questa leggerai, Cesare,
vivrai, altrimenti o i traditori cospireranno i fatti. Ma fai via, furfante! Le cose che riguardano noi saranno trattate per ultimo. Leggi la grande Cesare, leggila! Siamo tutti pronti. Quali sono i torti che Cesare e il suo senato debbono raddrizzare? Ti bacio la mano, non per adularti, Cesare, chiedendoti che Publio Cimbro possa subito tornare dall'esilio. Cosa, Bruto? Perdono, Cesare, Cassio cade ai tuoi piedi per chiedere l'assoluzione di Publio Cimbro. Oh. Potrei commuovermi se io fossi come voi. Se io sapessi pregare per commuovere, le preghiere mi commuoverebbero. Ma io sono salvo, come la stella polare, della cui fissa e ferma qualità non c'è compagno nell'universo. E i cieli sono dipinti da scintille innumerevoli. Sono tutte di fuoco e ognuna splende. Ma tra esse soltanto una mantiene saldo il suo posto. Così è nel mondo, è ben fornito di uomini, e gli uomini sono di carne e sangue e dotati di intelletto, ma nel numero io so soltanto di uno che inattaccabile mantiene il suo rango non scosso dal movimento, e quello sono io. Lasciate che ve lo mostri anche adesso. Sono stato deciso ad esiliare Cimbro e sono deciso nel mantenerlo tale. Cesare! Via di qui! Vuoi sollevare l'Olimpo? Grande Cesare! Bruto! Bruto non si inginocchia inutilmente. Ballino per me le mani! Oh! Gridatelo per le strade! Vadano alcune le pubbliche tribune e gridino liberazione, libertà, affrancamento! Fate! Conosceremo il vostro piacere! Che dobbiamo morire, lo sappiamo! Solo quando al conto dei giorni dell'uomo pensa. Chinatevi domani! Chinatevi! E bagniamo le mani nel sangue di Cesare! Su fino ai gomiti! Imbrattiamo le nostre spade, marciando fino al foro, agitando le nostre rosse armi sopra la testa, gridiamo tutti: pace, liberazione, libertà, libertà, libertà! Chinatevi allora e bagnatevi, in quante età future questa nostra scena sublime verrà recitata, in stati ancora non nati e con accenti ancora sconosciuti. Quante volte Cesare guiderà per finta, lui che ora giace non vale più per voi, e ogni volta che questo avverrà la nostra schiera
sarà chiamata quella degli uomini che hanno dato al loro paese la libertà. Allora, dobbiamo muoverci. Sì, tutti. Bruto ci guiderà. E noi adorneremo i suoi calcagni con i migliori e più audaci cuori di Roma. Ecco Antonio. Benvenuto. Potente Cesare, viaggi così in basso, tutte le tue conquiste e glorie, i trionfi, le tue spoglie si sono dirette a questa piccola misura. Addio. Io non so, signore, che intenzioni avete. Chi altri deve versare sangue, chi altri è marcio. Se sono io, non c'è ora più adatta dell'ora della morte di Cesare. Non c'è strumento per la metà più degno di queste vostre spade, per le sue ricche dal sangue più nobile. In tutto questo mondo, io vi scongiuro, se mi volete male, proprio ora, mentre le vostre mani imporporate fumano di sangue esaudiate, il vostro desiderio. Dovessi vivere 1000 anni, e mi troverei preparato a morire come ora. Nessun luogo mi piacerebbe di più e nessuno strumento di morte quanto qui, accanto a Cesare, ucciso da voi, gli spiriti eletti di questa età. Antonio, non chiederci la tua morte. Tu vedi soltanto le nostre mani, l'atto sanguinoso che abbiamo compiuto. I nostri cuori sono umili, essi sono pietosi, e la pietà per tutti fatti a Roma. Come il fuoco scaccia il fuoco, così la pietà scaccia la pietà. Ha compiuto questo atto nei confronti di Cesare. Per quel che ti riguarda, Marco Antonio, le nostre spade hanno punte di piombo. Le nostre braccia, pur capaci di inimicizia, e i nostri cuori, pieni di amore fraterno, ti accolgono con affetto e con pensieri di pace e riverenza. Il tuo voto sarà forte come quello di chiunque nel disporre delle nuove dignità. Abbi solo pazienza finché non avremo calmato la moltitudine fuori di sé dalla taglia. Poi ti esporremo le ragioni per cui io chiamavo Cesare. Mentre lo colpivo, ho agito così. Io non dubito della vostra saggezza. Di ogni uomo la sua mano in salvo di là. Per quello, Marco Bruno, stringevo la tua. Ora la tua, Decio. E il mio valoroso casco. La tua. Per ultimo, ma non nel mio affetto la tua, buon Trebon. Gentiluomini tutti. Che devo dire? Il mio credito sta ora su un terreno così scivoloso che di me non potete più dare di giudizi negativi, o per altro, o adulatore. Se io ti amassi Cesare, e voi, se avessi tanti occhi quanto tu feriti, e piangessero lacrime come loro il tuo sangue, mi si adatterebbe meglio che stringere in termini di amicizia con i tuoi nemici. Marco Antonio! Perdonami! Caio Cassio. Questo diranno i nemici di Cesare, un amico e fredda moderazione. Io non ti biasimo perché tu lo di Cesare in questo modo, ma quale patto vuoi stringere con noi? Vuoi entrare nel numero dei nostri amici o dobbiamo andare avanti e non contare su di te? Io stento la mano, ma mi ha sviato a guardare in basso Cesare. Io di voi tutti sono amico e tutti vi amo. La
speranza però che mi diate le ragioni del perché e come, Cesare. Questo è pericoloso. Questo altrimenti sarebbe uno spettacolo selvaggio. Le nostre azioni sono così motivate che se tu Antonio fossi il figlio di Cesare, sareste soddisfatto. Questo è tutto quello che cerco. E inoltre, chiedo di poter portare il corpo nel fuoco. E come si addice un amico, parlare al suo funerale. Parlerai, Marcantonio. Una parola con te, Trito. Tu non sai quello che fai, non acconsentire a che Antonio parli al suo funerale. Tu non sai quanto il popolo possa essere scosso da ciò che dirà. Perdonami, io sto sempre al primo soccorso ed esporrò le ragioni della morte del nostro Cesare. Quanto Antonio dirà, affermerò che lo dice per nostra licenza e con il nostro consenso. Il fatto di accettare che Cesare faceva tutti i riti prescritti e le cerimonie dovute ci darà vantaggi più che svantaggiarci. Non so cosa possa succedere, non mi piace. Antonio, prendi il corpo di Cesare. Nel tuo discorso funebre tu non dovrai desolare, ma dirgli di Cesare tutti il bene che vorrai, dicendo che lo fai con il nostro consenso, altrimenti non avrai nulla a che fare con il suo funerale. Parlerai dallo stesso rostro dove sto andando io, dopo che avrò finito il mio discorso. Sia così. Non chiedo di più. Prepara allora il corpo e seguici. Perdonami, un sanguinante pezzo di terra, per essere così mite e gentile con questi macellai. Tu sei le rovine dell'uomo più nobile che mai visse nella marea dei tempi. Guai dalla mano che ha versato questo sangue prezioso. Io profetizzo sulle tue ferite. E come mute bocche aprono le loro labbra di udino per chiedere voce ed espressione alla mia lingua. Una maledizione ricadrà sulle membra degli uomini. Lotte intestine e guerre civili imperverseranno in ogni parte d'Italia. Ascoltatemi per la mia causa. Romani, concittadini, amici, ascoltatemi per la mia causa e tenete desti i vostri sensi per poter meglio udire. Con la vostra saggezza giudicate. Se in questa assemblea c'è qualcuno, un qualche caro amico di Cesare, a lui io dico che l'amore di Fruto per Cesare non era inferiore al suo. Se poi quell'amico domanda perché Fruto si è sollevato contro Cesare, questa è la mia risposta. Non chiamassi Cesare di meno, ma chiamavo Roma di più. Aveste preferito che Cesare vivesse e voi moriste tutti schiavi, o che Cesare morisse affinché voi poteste vivere tutti quanti da uomini liberi. Chi c'è qui tanto vile da voler essere uno schiavo? Se c'è tanto, perché io l'ho offeso. Chi c'è qui tanto barbaro da non voler essere un romano? Se c'è tanto, perché io l'ho offeso. Chi c'è qui tanto vile che non ami il suo paese? Se c'è parte, perché io l'ho offeso. Mi fermo per avere una risposta. Nessuno, Bruto, nessuno.
dunque non ho offeso nessuno. A Cesare non ho fatto più di quello che voi farete a Bruto. La vicenda della sua morte è registrata in Campidoglio. La sua gloria non viene diminuita laddove è stato degno. Ne accentuate le sue colpe, per le quali ha sofferto la morte. Ecco il suo corpo, pianto da Marcantonio, che pur non avendo avuto mano nella sua morte, ne riceverà il beneficio. E chi di voi non lo avrà? Ora vi lascio dicendovi che come io ho ucciso la persona a me più cara per il bene di Roma, la mia spada è pronta contro me stesso, quando servirà alla mia patria di aver bisogno della mia morte. E allora vivi, vivi Bruto. Concittadini, vi prego, lasciate che io vada via da solo e per amor mio rimanete qui con Antonio. E ascoltate il discorso sulle glorie di Cesare che Marcantonio con il nostro consenso ha il permesso di tenere. Vi prego, nessuno vada via tranne me solo, finché Antonio non abbia parlato. Aspettiamo Antonio. Amici, romani, concittadini, prestatemi ascolto. Lo vengo a seppellire Cesare, non a lodare. Il male che gli uomini fanno vive dopo di loro, il bene viene spesso sotterrato con le loro ossa. Sia così, di Cesare. Il nobile Bruto ha detto che Cesare era ambizioso, se così fosse sarebbe una grave colpa, Cesare gravemente l'ha scontato. E qui è beneplacito di Bruto e di tutto il resto. Perché Bruto è un uomo d'onore, ma così sono tutti, tutti uomini d'onore. Lo vengo a parlare al funerale di Cesare. Lui era mio amico, leale e giusto. Ma Bruto dice che era ambizioso. Bruto è un uomo d'onore. Cesare ha portato a Roma molti prigionieri. Il riscatto ha riempito le casse dello Stato. Questo in Cesare è sembrata ambizione. Quando i poveri hanno pianto Cesare, ha pianto l'ambizione, dovrebbe essere fatta in materia più dura, eppure Bruto dice che era ambizioso. E Bruto è un uomo d'onore. Voi tutti avete visto che i Lupercani gli offrivano 3 volte la corona regale. L'ha rifiutata 3 volte, era questa ambizione, eppure Bruto dice che era ambizioso, certo. Bruto era un uomo d'onore. Io non vengo per smentire quello che Bruto ha detto, ma devo dire quello che so. Voi, amavate un po', non senza motivo, quale motivo vi trattene dal piangere per lui? Abbiate pazienza con me, amici, il mio cuore è ancora là, non c'è. Non può fermarmi fino al solito. Pare che ci sia molta ragione. Se consideriamo bene, Cesare ha subito un tempo, non ha voluto prendere la prova, e dunque è certo che non era ambizioso. Se si scopre che è così, qualcuno la pagherà. Appena ieri la parola di Cesare si sarebbe opposta a lui, ma adesso tutto ce l'ha. E nessuno è così povero da usare di riverenza. Amici, se io fossi il primo ad alzare i vostri cuori e le vostre menti al furore della rivolta, farei un torto a Bruto e un torto a Cassio, che come tutti sapete sono uomini d'onore. Io loro non farò torto. Preferisco piuttosto far torto a morte, a me stesso e a voi, piuttosto che farlo a tali uomini d'onore. Ma ecco una pergamena,
col sigillo di Cesare lo trovate nel suo studio. È il suo testamento. Se solo il popolo udisse questo testamento, che perdonatemi, io non intendo leggere. Tutti andrebbero a baciare le ferite del morto Cesare. Vogliamo sentire il testamento. Il testamento di Cesare. Abbiate pazienza, amici. Io non devo leggere. Non è opportuno che voi sappiate quanto Cesare vi amava. Bene che non sappiate che siete voi, i suoi eredi, perché se lo sapeste, che cosa succederebbe? Leggi il testamento! Leggilo! Io ho passato il segno nel parlarvene, vedo! Di far torto agli uomini d'onore, le cui spade hanno ammazzato Cesare, lo temo proprio! Erano predatori! Erano criminali, assassini! Leggi il testamento! Mi costringete dunque a leggere il testamento. Allora lasciate che vi mostri colui che ha fatto il testamento. Se avete lacrime, preparatevi a versarli. Ora. Voi tutti conoscete questo mantello. Io ricordo la prima volta che Cesare lo indossò. Era una sera d'estate con la sua tenda, il giorno in cui sconfissi l'arma. Guardate. Qui è passata la spada di Cassia. Guardate quale squarcio ha fatto il crudele Casca. Attraverso questo colpì il beneamato Bruto. Bruto era l'angelo di Cesare, giudicato dei quanto Cesare lo amava. Questa è una ferita più crudele di tutti. Perché quando il nobile Cesare lo vide colpire l'ingratitudine, più forte delle armi del traditore lo sconfisse. Solo allora scoppiò il suo cuore possente. E nascondendo il volto nel mantello, proprio sotto i piedi della statua di Pompeo, il grande Cesare. Cadde. Ma che caduta fu quella, concittadini? Allora io, voi, noi tutti cadendo. Ora vi appungete. Mi accorgo che provate un morso. Bella che... Ci vendicheremo! Nessun traditore rimanga vivo! Fermi! Concittadini! Ebbene, amici, voi andate a fare non sapete che cosa. Perché il nobile Cesare ha meritato il vostro amore e voi non lo sapete. E allora lasciate che vi dica questo. Avete scordato il testamento di cui vi ho parlato? Ovvero, il testamento, leggilo! Ecco, la pergamena col sigillo di Cesare. A ogni cittadino romano egli lascia, a ogni singolo cittadino, 75 drachme. Gli lascia inoltre tutti i suoi parchi, i pergolati, gli orti piantati su questa riva del Tevere li ha lasciati a voi e ai vostri eredi, per sempre! Questo era un Cesare. Quando ne verrà un altro? Mai! Mai! Bruceremo il suo luogo, il suo corpo, il luogo sacro! E appiccheremo il fuoco alle case dei traditori! Andiamo all'epico, sono a casa di Cesare, al lavoro. Vendetta, sei in piedi, prendi la strada che vuoi. Questi moriranno, i loro nomi sono segnati. A
Anche il fratello di Lepido deve morire. Segna, Antonio. Non vivrà. Guarda, con un segno lo condanno. Ma intanto manderò Lepido a casa di Cesare. Gli chiederò di procurarsi il testamento, così decideremo quali tagli apportare ai suoi legati. Lepido è un uomo mediocre senza qualità, adatto ad essere mandato a fare commissioni. È giusto che una volta diviso il mondo in tre parti, lui debba essere uno dei tre a governare. Quale l'hai ritenuto tu? E hai deciso che avesse voce su chi dovesse morire ed entrare nella nostra lista nera. Ottaviano, io ho visto più giorni di te. E sebbene abbiamo caricato di onori quest'uomo, per liberarci di diversi pesi calunniosi, lui li porterà come il somaro portatore, per gemere e sudare nella fatica. Puoi fare come vuoi, ma è un soldato provato e valoroso. È così il mio cavallo, Ottaviano. E io gli concedo la sua dose di foraggio. È una creatura a cui insegno a combattere. Ma adesso parliamo di cose importanti. Bruto e Cassio stanno diventando tutti. Dobbiamo muoverci subito. Siamo perciò concluse le nostre alleanze. Chiamati gli amici migliori e cresciuti in ostinanza. Terminiamoci subito il concilio, in modo da scoprire cosa c'è di nascosto e affrontare nel modo più sicuro i pericoli evidenti. Faremo così. Siamo al palo, circondati da molti nemici. E alcuni di quelli che sorridono hanno nel cuore tempo, milioni di insidi. È a portata di mano, signore. Mi ha dato qualche motivo di augurarmi che le cose fatte fossero soddisfatte, ma se è vicino, avrò soddisfazione. Nobilissimo fratello, mi hai fatto torto. Giudicatemi, dei! Faccio torto ai miei nemici? Se non è così, come posso far torto del tuo Bruto, questo tuo tono distaccato nasconde torto, e quando tu li fai... Sta calmo, Cassio, esponi piano i tuoi cucci. E tu mi hai fatto torto, risulta da questo. Tu hai condannato e censurato Tito Spuria per aver accettato compensi dai sardiani, mentre le mie lettere venivano ignorate. Tu hai fatto torto a te stesso scrivendo in una simile occasione. In un momento come questo non è opportuno criticare ogni minima infrazione. Ma lascia che ti dica, Cassio, che tu stesso sei molto criticato per avere una mano ingorda, vendendo e dando carichi per denaro a persone che non le meritano. Io una mano ingorda? Tu sai che è brutto a dire ciò, altrimenti per gli dèi questo tuo discorso sarebbe l'ultimo. Il nome di Cassio indora la corruzione e il castigo, per questo nasconde la testa. Il castigo? Ricorda Marzo, ricorda le idi di Marzo. Non sanguinò il grande Giulio in nome della giustizia? Quale furfante toccò il suo corpo e lo trafisse se non per la giustizia? Non aggredirmi, Bruto, non lo sopporterò. Dimentichi te stesso nel ridurmi così. Sono un soldato io, più anziano e più esperto, più capace di te nel controllare le situazioni. Ma via, non lo sei. Sì che lo sono! Dico che non lo sei! Non provocarmi ancora, scorderò me stesso! Via, ovunque! È possibile! Ascoltami, voglio parlare! Devo dare spazio e strada alla tua collera pentata! Devo spaventarmi se un pazzo mi sbarra gli occhi! Oh, dai, devo sopportare tutto questo? Tutto questo! Anzi, di più! In furia finché il tuo cuore superbo non si spezzi. Ma va a mostrare i tuoi schiavi come sei collerico e far tremare i tuoi servi. Devo sussultare? Devo compiacerti? Devo stare in piedi o sdraiato, a seconda del tuo umore, una scimmia? Si è giunti a questo. Quando Cesare viveva non avrebbe osato stendermi così. Taci, tu non avresti osato. Non avrei osato? No. Cosa? Non avrei osato sfidarmi? No, per la tua vita non avresti osato. Non presumere troppo dal mio amore, potrei fare qualcosa di cui pentirmi. Oh, no, tu hai già fatto qualcosa di cui pentirmi. Non mi incuti terrore con le tue minacce, Cassio. Io sono così armato di onestà che esse mi passano accanto come un inutile evento di cui io non mi curo. Ti ho mandato a chiedere certo somme d'oro che tu mi hai negato. Perché io sono incapace di far denaro con mezzi vili. Per il cielo io farei coniare il mio cuore dar docce di sangue al posto di dracme. Piuttosto che strappare dalle mani callose di contadini la loro vile elemosina con qualche trucco. Ti ho mandato a chiedere oro.
oro per pagare le mie legioni, tu me l'hai negato. Era degno di Cassio. Avrei io risposto così a Caio Cassio. Io non te l'ho negato. L'hai fatto. Non è vero. Chi ha riferito la mia risposta non era che uno sciocco. Bruto mi ha spezzato il cuore. Un amico dovrebbe sopportare le violenze del suo amico. Non l'ho fatto prima di capire. Allora lo ammetti. Dammi la mano. È anche il mio conto. Che succede, Cassio? Non mi ami abbastanza per sopportarmi da un rumore impossibile che non vedo mai nel momento. Cassio, io sono oppresso da molti doveri. Non fai uso della tua filosofia se dei spazi ormai accidentali. Nessuno sopporta il dolore di un rumore. Forse no. Cosa? Forse. Come ho potuto sfuggire all'uccisione quando ti ho contrariato così? Di quale malattia? Soffrendo per la mia assenza e addolorata che il giovane Ottaviano e Marcantonio fossero diventati così forti. Alla sua morte giunsero quelle notizie al che si disperò e... Ma senti, Sandro. Lui è il fuoco. Ed è morta così? Proprio così. Ah, voi dei mortali. Addio, Porzio. Dobbiamo morire, Cassio. Una volta pensando che dovevo morire, riesco a sopportarlo. Non parliamo più di lei. Lucio! Lucio, portaci del vino. Io nel vino seppellisco ogni mio malato. Il mio cuore è assetato di quel nobile pegno. Non posso bere troppo dell'amore di te. Ho ricevuto lettere secondo le quali il giovane Ottaviano e Marcantonio vengono verso di noi con un esercito potente, ma vengo di più. Le lettere parlano di 70 senatori morti o morti di prospezione, uno dei quali Cicerone. Cicerone. Cicerone è morto e con quell'ordine di prospezione. Beh, al nostro lavoro di vivi ora, che ne dici di marciare su Filippi? Non credo sia un bene. È meglio che il nemico ci cerchi, così consumerai i suoi mezzi, stancherai i tuoi soldati, procurandosi un danno. Mentre noi, stando fermi, abbiamo il vantaggio del riposo, della difesa e della rapidità. I buoni motivi debbono per forza dare spazio a quelli migliori. La gente tra Filippi e qui ci sopporta fatica, visto che ha lesinato un contributo. Il nemico marciando in mezzo a loro aumenterà con loro le sue truppe, risultando che è rinnovato, accresciuto e incoraggiato. Dal quale vantaggio noi lo tagliamo fuori se lo fronteggiamo a te, lasciandoci quella gente alle spalle. C'è una marea nelle cose degli uomini che, presa quando è alta, conduce alla fortuna. Perduta questa, tutto il viaggio della vita è confinato in secche. E allora come vuoi, va avanti. Noi ti seguiremo e ti incontreremo. A Filippi. Il buio della notte è strisciato sui nostri discorsi e la natura deve obbedire alla necessità. E noi accontenteremo con un po' di riposo. C'è altro, Cassio? Nient'altro. Buonanotte. Buonanotte, Cassio. Lucio! Dov'è il tuo strumento musicale? Qui nella tenda, signore. Parli farfugliando. Povero ragazzo, non ti biasimo. Sei stato troppo sveglio. Vuoi tenere gli occhi aperti per un po' e toccare una corda o due del tuo strumento? Sì, mio signore, se vuoi. Ti disturbo troppo, ma tu sei volenteroso. Ho già dormito, mio signore. E lo farai di nuovo. Se vivo, sarò buono.
Sono assassino. Dali la tua mazza di piombo sul mio ragazzo che mi suona della musica. Dolce ragazzo, non ti farò tanto torto da svegliare. Se abbassi il capo rompi lo strumento. Te lo tolgo. Cattivo genio. Svegliati Lucio! Lo strumento nel mio cuore! Ma credi di stare ancora al tuo strumento? Hai sognato per gridare così? Non so di aver gridato, signore. Ma sì che l'hai fatto! Hai visto qualcosa? No, signore. Vada a mio fratello Cassio e digli di muovere le sue porte. Noi lo seguiremo. Le nostre speranze si sono avverate. Dicevi che il nemico non sarebbe sceso, ma sarebbe rimasto sulle colline e gli alti piani. Non risulta così. Le loro truppe sono vicine. Vogliono scontrarsi con noi qui a Filippi, rispondendo prima delle nostre domande. Sfidiamoli. Ma che? Io sono del loro centro e so perché lo fanno. Sarebbero contenti di trovarsi altrove. Discendono con impavita spavalderia facendoci credere con questa parata di avere coraggio, ma non è così. Ottaviano, sposta lentamente le tue truppe sul lato sinistro della pianura. Io vado a destra, tu a sinistra. Perché mi contrasti in questa emergenza? Non ti contrasto, ma farò così. Stanno fermi, vogliono parlare. Non muoverti, dobbiamo parlare. Marcantonio, dobbiamo dare il segnale. No, Cesare, risponderemo al loro attacco. I generali vogliono parlare. Non muovetevi prima del segnale. Le parole prima dei colpi, un cittadino. Non chiamiamo le parole di più, come voi. Le buone parole sono migliori dei cattivi colpi, Ottaviano. Per tuoi cattivi colpi, Bruto, hai parole buone. Senza il buco che hai fatto nel cuore di Cesare, gridando lunga vita, ave Cesare! La natura dei tuoi colpi, Antonio, è ancora sconosciuta. Quanto le tue parole derubano le api dell'Igla e le lasciano senza miele. Ma non senza fucile. Tu, Antonio, hai rubato il loro ronzio e astutamente minacci prima di pungere. Criminali, non avete fatto così quando le vostre vili spade si incrociavano nei fianchi di Cesare. Avete mostrato i denti come scimmie, scodinzolato come cane. Siete turbati come schiavi baciando i piedi di Cesare mentre il maledetto casca come un bastardo. Colpiva al collo da dietro. Ringrazia te stesso, Bruno. Oggi quella lingua non avrebbe offeso se Cassio avesse potuto comandare. Ma avanti, avanti al punto! Se la discussione ci fa sudare, la prova delle armi produrrà gocce più rosse. Guardate! Sguaina una spada contro i cospiratori. Quando credete che verrà rinfoderata? Mai finché le 23 ferite di Cesare non siano vendicate. O finché un altro Cesare non aggiunga altro sterminio alla spada dei traditori. Oh Cesare, ma tu non puoi morire per mano di traditori. A meno che non li porti con te! Morire sulla spada del Bruto. Non potresti, giovane, morire con più onore se tu fossi il più nobile della tua stagione.
con l'arezzo arrogante, indegno di tale onore, che si accompagna un istrione di perdita. Il solito vecchio casco! Oh, Antonio, andiamo! La spada, traditori, ve la gettiamo sui denti! Se oggi osate combattere, scendete in campo! O altrimenti, quando ne avrete il fegato! Soffi ora il vento, si gonfino le onde, la tempesta è scatenata e tutto è all'azzardo. Questo è il mio compleanno, Cassio è nato proprio in questo giorno. Nobilissimo Bruto, oggi gli dei ti sono amici, sì che noi possiamo in pacifico affetto giungere alla vecchiaia. Poiché i casi degli uomini restano incerti, ragioniamo col peggio che possa accadere. Se perdiamo questa battaglia, allora è questa l'ultima volta che parleremo insieme. Che cosa è stabilito di fare? Seguire la lezione di quella filosofia, cui biasimai Catone per la morte di Seracani. Io non so come, ma io trovo codardo e vile, per paura di ciò che possa accadere, accorciare così il tempo della vita. Allora se perderemo questa battaglia, accetterai di essere portato in trionfo per le strade di Roma? No, no. Pensare, nobile romano, ma il Bruto andrà incatenato allo spirito popolare. Ma questo stesso giorno dovrà finire il lavoro che l'invito di marzo hanno cominciato. Se ci incontreremo ancora io, questo non lo so. Per questo, diamoci il nostro eterno addio. Addio e addio per sempre. Se ci incontreremo ancora. Per sempre addio. Se ci incontreremo ancora, certo sorrideremo. Altrimenti questo saluto è stato giusto. Nemico dei miei. Bruto ha dato l'ordine troppo presto. In vantaggio Sottaviano si è troppo affrettato. I suoi soldati si sono dati al saccheggio, mentre noi siamo circondati da Antonio. Codardo che sono a vivere così a lungo. Cesare, sei vendicato proprio quel pugnale che ti ha ammazzato. Oh Cesare, il tuo spirito cammina e pianta le nostre spade, le nostre stesse viscere. Ultimo di tutti i romani. Addio. È impossibile che Roma possa riprendere il tuo padre. Io debbo a questo morto più lacrime di quante me ne vedete piangere. Troverò il tempo, Cassio. Troverò il tempo. Manderò il suo corpo a Taso. I suoi funerali non avverranno qui nel nostro accampamento per non scoraggiarci. Vieni, Lucio! Vieni. Prima di notte tenteremo la fortuna di un secondo giro. Thank you.
siamo circesi in questa legge. I nostri nemici ci hanno sconfitto, portandoci all'orlo della fossa. Più degno per noi saltarci dentro, tendere una loro spada. Il mio cuore gioisce, perché in tutta la vita non ho trovato uomo che non mi fosse fedele. Avrò più gloria io in questo giorno di sconfitta di quella che Ottaviano e Marcantonio otterranno da questa vile vittoria. Addio, perché la lingua di Bruto ha quasi finito la storia della sua vita. La notte mi cade sul bianco. Le mie ossa sono stanche. Hanno faticato a lungo per raggiungere questa via. Voglio riposare. Fuggi! Fuggi, mio signore! Ti prego, Lucio! Ti prego! Rimani accanto a tuo padrone. Sei un uomo. Tieni dunque il mio pugnale. E gira il viso mentre io vi conosco. Lo farai, Lucio! Prima dammi la mano. Addio, signore. Addio, buon Lucio. Ora calmati, Cesare! Io non ho ucciso te, nemmeno la metà, così volentieri. Oh. Dov'è Bruto? Libero dalle catene che hai tu. I vincitori non possono che fare un rogo di noi, perché solo Bruto ha sconfitto se stesso. E nessun altro riceve onore dalla sua morte. Com'è morto il suo padrone Lucio? Io tenni la spada e lui ci corse sopra. Tutto bene. Fatti seguire da costume. Ha reso l'ultimo servizio al suo padrone. Tutti coloro che hanno servito Bruto li terrò con me. Amico, puoi darmi un po' d'acqua? Bruto era il più nobile tra tutti i romani. Tutti i cospiratori tranne lui fecero quel che fecero in odio al grande Cesare. Soltanto lui, un onesto progetto generale mirando al bene comune, e l'unico. La sua vita era gentile, con elementi così mischiati in lui che la natura poteva alzarsi e dire a tutto il mondo: questo è un uomo. Trattiamolo secondo le sue virtù, con tutto il rispetto dei riti della sepoltura. Le sue ossa stanotte riposeranno nella mia tenda, come quelle di un soldato onorevolmente composte. Invitiamo il campo a riposo e andiamo a dividere le glorie di questo giorno fortunato. Thank you.
Buonasera, io devo ringraziare gli attori della Torre del Bardo, perché vi posso assicurare che... Abbiamo il solito problema la sera di... Io li nominerei tutti, ma sono tanti e fa freddo. Quindi avremo modo di passare un'altra volta, che voi mi conoscete, ovviamente, che sono attori che lavorano da molti anni in Abruzzo e fanno le loro cose, ma poi con la Torre del Bardo ci rendono insetti. Io vi devo ringraziare per la pazienza, per costruire la capacità di isolarvi dai rumori esterni, dalle problematiche, perché insomma capite che non è facile. Però vi voglio dire una cosa: ai tempi di Shakespeare, quindi stiamo parlando a metà del 500, qualcuno mi diceva prima che tutti i signori sono stati anche al Globe Theatre a Londra, era così, non c'erano le macchine ovviamente, però passavano i cavalli, la gente mangiava, correva, usciva, entrava, duravano 3-4 ore di spettacoli, però applaudivano e davano alla compagnia, quindi agli autori, lo spunto, gli spunti per raccontare questo. Questa è la nostra storia, la storia italiana, è una storia importante che Shakespeare ha preso a prestito, perché alla fine del 500 c'era un motivo anche sociopolitico perché lui scrivesse quest'opera, stava quasi per morire la grande Elisabetta prima, c'erano dei grandi cambiamenti, arrivava il 600, quindi un secolo di mutamenti, di cambiamenti che riguarda la scienza, la filosofia, la politica e quanto altro. Noi abbiamo raccontato questa storia delle Idi di Marzo, che è un po' il nostro DNA, vorremmo essere orgogliosi di questi personaggi, nel bene e nel male, ovviamente, no? Perché rappresentano un po' appunto la nostra storia, il nostro passato, un popolo che dimentica il suo passato, un popolo che non ha futuro, purtroppo. Quindi non dobbiamo assolutamente dimenticare. Io devo ringraziare l'assessore Teodoro, l'amministrazione comunale, l'assessore alla cultura e tanti altri. E gli attori ancora una volta, il canto, eccetera, eccetera, perché portare uno spettacolo come questo in un quartiere, in uno spazio come questo, dove cercate di sfruttare, avete visto questa fontana molto bella, che è un ex lavatorio pubblico, che era pochi a Pescara la conoscono, se non quelli che abitano qui, molto probabilmente, no? Quindi ci ha fatto molto piacere anche valorizzarla, perché è poco che abbiamo potuto fare. Noi stiamo iniziando un progetto di decentramento culturale e io mi auguro, in giro di qualche tempo, di qualche anno, di quando sarà, di poter far crescere questo tipo di attesa, questo tipo di attenzione. Certo, ci vorrebbe una pubblicità mostra, casa per casa, televisione, giornale e quanto altro, per poter portare qui 200, 300, 400, 500 persone. Forse ci riusciremo un giorno, però intanto voi questa sera ci avete permesso e noi abbiamo fatto una cosa che mi auguro vi sia arrivata. Quindi pubblico, spettatori e attori sono imprescindibili. Se non c'è questo fenomeno non esiste il teatro. Va bene? E quindi io vi ringrazio ancora una volta. Avete visto questa bellissima pubblicazione, lo voglio fare, perché c'è un fratello, un mio carissimo amico, un maestro, devo dire che è il grande attore, che secondo me mi fa un applauso, ha pubblicato questo bellissimo libro, Teatro di Shakespeare in doppiaggio, è un maestro per quanto riguarda il doppiaggio, conosce tutti i doppiatori italiani. Poi faremo anche qualche progetto, Gerardo insieme, se Dio vuole, e porteremo i più grandi doppiatori italiani, alcuni sono anche abruzzesi, qualcuno anche pescarese, che conosciamo, per fare qualche cosa insieme. E mi ha fatto molto piacere, ci ha omaggiato a tutta la compagnia, penso che vi abbia fatto piacere. Grazie. 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 Cosa dire? Grazie ancora, noi domani chiuderemo, vero? Questo ciclo, questo breve ciclo, questa breve per me, iniziata qualche giorno dietro a San Donato, presso la struttura del palazzetto Britti, quindi saremo chiusi in pomeriggio, sicuramente avremo pubblico interessato
e chiuderemo questa prima fase, ma noi andremo avanti. Tra qualche tempo annunceremo una bellissima cosa per questa città. Vi lascio un po' di suspense perché insomma stiamo per arrivare anche con un altro progetto, e poi mi auguro che ci seguirete ancora anche in questa nuova avventura che stiamo per iniziare con gli attori della Torre del Bardo, con me, con Margherita e con tutti i nostri collaboratori. Grazie.